poi quando uno ha trovato, naturalmente, poi dopo ha trovato la forma, può fare 10 quadri in un giorno. Del resto la posizione del pittore nella ricerca è un po' la tela di Penelope, no? Di giorno lavori, di notte sfasci, di giorno lavori, di notte sfasci. È un po' simboleggia il pittore massacra sempre, massacra, per arrivare alla congiunzione del colore, per arrivare all'anima della cosa, alla poesia. Il pittore Achille Pace ha detto di lui: la pittura è una cosa libera e Trotti la libertà se la prende a proprio rischio e a proprie spese, anche se può apparire contraddittorio. È il suo modo spontaneo e generoso di pagare l'amore per la pittura. Nel 1978 Trotti scopre l'Oriente. È un amore a prima vista che non lascerà mai più. Le sue modelle iniziano ad essere giapponesi, cinesi, thailandesi. La passione per il mondo asiatico diventerà il motivo dominante di tutta la sua produzione artistica. Poi, nel 1985, arriva la Cina. È una scoperta importante per entrambi. Gli ambienti culturali cinesi nel giro di pochi anni lo consacrano a maestro della pittura italiana. Viene invitato a tenere corsi presso l'Accademia di Pechino e i suoi quadri sono esposti in occasioni di grandi mostre a lui dedicate. Ho fatto mostre in vari musei, l'ultima l'anno scorso che ho fatto la mostra al Museo Nazionale di Cina, il più importante museo che c'è. E lì ero stato presentato dai maggiori critici, da Fanti anche un po' il capo dei critici cinesi, che sceglie anche i pittori per la Biennale di Venezia, lui è il direttore del più importante museo, molto famoso. E hanno parlato tanto, poi a me mi hanno chiesto di dire qualcosa sulla pittura, ma io ho detto solo una cosa che ha avuto tanto successo. Ho raccontato che ho disubbidito a mio padre per la faccenda che non ho fatto il muratore. Però dico oggi, se mio padre sapesse che in Cina faccio la mostra al museo, dico, lui uscirebbe dalla tomba e venirmi a abbracciare e perdonare la mia disubbidienza. Questa cosa ha fatto un grande effetto, perché per loro il padre, la disubbidienza a un padre è la cosa più grave. Pensa che loro hanno un detto: il professore che ti ha insegnato per un giorno ti è padre tutta la vita. E io ho i giovani che hanno una venerazione per gli insegnanti, io l'ho molto amato. È una bella soddisfazione per un insegnante insegnare in Cina, insomma. Io quando spiego ai ragazzi la mia cultura, dico, io ho 3.000 anni di cultura, nel senso che ho vissuto centinaia d'anni nei musei, ma centinaia d'anni negli studi, dalla mattina alla sera da Fazzini, dalla mattina alla sera da Montanarini, dalla sera alla mattina, insomma, io non so bene, io credo di aver vissuto tanto tempo con questi maestri e ho imparato tanto. Potrei raccontare episodi infiniti, straordinari, di cultura, di personalità che avevano veramente una grande intelligenza e cultura, grandi maestri che oggi i giovani fanno male a dimenticare, a non studiarli. Battisti, Solmi, Restanì, Ulivi, Crispolti, Pedullà, Moravia, Benincasa, Costantini, decine di critici e letterati si sono occupati della vita artistica di Sandro Trotti. Fu un poeta, Emilio Villa, nel 1965, a coniare il nome di questi quadri informali. Li chiamò Crates, dove si leggono il mare e le vele, e il resto è puro spazio. Al chiuso del suo studio di Roma, nel quartiere Prati, Trotti allarga i confini della stanza con immagini che vengono da lontano, che ormai appartengono alla vita psichica del loro autore. Così si rinnova continuamente il senso di quel viaggio che il quindicenne Trotti fece la prima volta dal suo piccolo paese di provincia fino a Roma. Voleva dipingere emozioni e non stanze dai muri bianchi, come avrebbe voluto il padre. Dei tanti cicli che Trotti ha aperto, molti si sono chiusi, ma le esperienze non si perdono mai. I temi sono rimasti: i nudi, le donne, i paesaggi di Roma, Venezia, le marine, le mucche, i cavalli, i disegni. È sopravvissuta una figurazione che si fa capire, ma che al tempo stesso è stata scarnificata da tutte le sue facili rappresentazioni.
una Venezia o una donna o Roma non sono mai quello che sembrano. Trotti le ha interpretate, scavate, disarticolate nel tentativo di togliere la forma per arrivare all'anima. Sai, tutti i pittori hanno avuto dei disegni segreti, no? Dei disegni erotici, che io tenevo in una cartella, poi una volta Costanzo Costantini, un giornalista, ne parlò a Moravia e venne qui, vide i disegni, fece essere innamorato, voleva sapere come erano fatti, se era da Guaier allo specchio, tutte cose curiose, Moravia era curioso per Umberto. Erano disegni così, una posizione, nelle posizioni ginniche dell'amore del Kama Sutra, mancava una posizione che veniva praticata a livello popolare, volgare, dalle prostitute. E erano dei disegni belli, perché non c'era il compiacimento del racconto, era più suggerito che espresso. Era il segno che si dilatava e che occupava tutta il discorso dell'Eros, occupava la stanza dell'Eros. Non erano due abbracciati. Tanto è vero che Moravia diceva in questo libretto che facemmo, lui scriveva che Trotti è doppiamente erotico perché oltre a trattare un argomento dell'Eros, c'ha il segno erotico. Era adolescente Trotti quando sulla spiaggia questi argani per trascinare le barche lo incantarono. Li ha disegnati da ragazzo e li ha continuati a dipingere dopo. Negli anni 70 divennero segni da interpretare, rapidi, crudi e commoventi come quel ricordo lontano. Nei suoi quadri c'è forza, impeto, partecipazione. Vederlo dipingere è come osservare un corpo a corpo con gli elementi, con i colori, i pastelli, la matita o le sue amate modelle. Roma, la città dove da ragazzo volle venire a tutti i costi, lo ha ripagato offrendosi dal suo lato più provocatorio, che Trotti ha visto, colto e restituito in modo inarrivabile. Sintesi perfetta e al tempo stesso controversa tra la rappresentazione chiara della realtà e la sua provocatoria distruzione, la pittura di Trotti ha saputo essere anche leggera e dolce. Disse Moravia dei disegni erotici di Trotti: «La linea di demarcazione tra l'erotismo e la pornografia sta nel sentimento della cosa, la quale va rappresentata nel suo momento più indicibile e più ineffabile, leggera e fuggevole come il battito di un ciglio su una guancia». E Sandro Trotti, quel battito di ciglia, lo ha raccontato infinite volte nei suoi quadri, con lo sguardo attento di un grande maestro.